Come le dicevo, se io fossi stato nella sua situazione e avessi avuto anche il minimo sospetto che il mio comportamento negligente e imprudente avesse portato anche solo al contagio di una persona, non arrivo a dire alla morte, solamente al contagio di una persona, primo, non avrei dormito la notte, secondo, mi sarei dimesso un minuto dopo, cosa che lei, non avendo coscienza e morale, non ha fatto e non farà. Quindi sono io che glielo dico, perché lei ha... Lei, sindaco, mi ascolti? Lei ha contravvenuto... No, lei regoli le parole, avvocato, regoli le parole quando parla. No, io l'ascolto, lei regoli le parole. Lei faccia quello che... Lei regoli le parole. Lei regoli le parole, infatti parla così perché è nel video, perché altrimenti non parlerebbe neanche così, perché è un codardo che si nasconde dietro il video a dire queste menzogne. Mi fa finire regoli le... Lei finisce se regola le parole, ha capito? Sindaco, lei mi fa parlare, per favore. Per le cose che ha detto, sciacallo! Lei è uno sciacallo! Lei è uno sciacallo! Nessuna scusa in 90 giorni, ma solo arroganza. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Nicola Baiocchi, commenta così a distanza di tempo lo scontro con il sindaco di Pesaro avvenuto l'11 maggio scorso durante il Consiglio Comunale sull'emergenza coronavirus. Baiocchi ha deciso di intraprendere le vie legali querelando Ricci. Ci ho pensato, ci ho riflettuto e ho aspettato 3 mesi, ovvero il termine per la proposizione della querela, perché speravo sinceramente che il sindaco avesse capito l'errore che aveva commesso all'interno di un consiglio comunale, offendendo me per il ruolo istituzionale che svolgo, ma anche per la professione che svolgo. E quindi non potevo fare in modo diverso e ho deciso di intraprendere questa azione legale che deve servire come monito affinché queste cose non succedano, non succedano più all'interno del Consiglio Comunale, non solo nei miei confronti ma anche nei confronti di tutti gli altri. Quindi penso che sia stata la cosa più giusta e adesso vediamo la magistratura cosa dirà, ma non vi è un intento punitivo nei confronti del sindaco, vi è soltanto una giusta posizione che qualcuno doveva prendere, perché chi svolge un ruolo istituzionale come quello di un sindaco non può permettersi di trattare in nessun modo nessuna persona, né all'opposizione né in maggioranza. Baiocchi sottolinea che le frasi dette dal primo cittadino assumono un atteggiamento che non può ritenersi tollerabile e dunque il deposito della querela spinge a reprimere la prepotenza e l'arroganza che non vanno né tollerate né permesse. Un piccolo passo indietro con delle semplici scuse da parte di Ricci sarebbero state sufficienti. Il sindaco, dice Baiocchi, che veste quella fascia tricolore, dovrebbe astenersi dall'esprimere giudizi personali proprio per il rispetto ed onore a quella fascia che indossa e che lo legittima a rappresentare tutti i cittadini.